Per i fusetti vediamo di nuovo una partita di inizio maggio, Heo Yong-go e Rui Cheong, non giuro la pronuncia, due coreani direi. Ancora una volta l'apertura cinese. Bianco risponde stabilizzandosi sugli angoli, nero rompe il territorio, bianco decide di spostare, di spingerlo di qua, il salto di 3 che invita l'invasione, nero qui decide di collegare sotto, senza già la pietra in posizione c'è la possibilità di salire, scambiare questo poi qua, no? Piuttosto che questo poi questo, o bianco qui per lì, insomma, ci sono varie cose, però essendo già in posizione o si collega sopra o si collega sotto. Bianco invece che fare uno dei due anè, che vi invito a studiare e valutare, poi magari ne riparleremo successivamente, decide di salire questa volta, che minaccia comunque il seguito di uno dei due nella connessione. Nero collega, bianco chiude l'angolo, bianco chiude definitivamente l'angolo e adesso nero apparentemente ha questo taglio, no? Ma non sta a collegare, che sarebbe una cosa un po'. Anche perché comunque se taglia bianco di fatto parte un combattimento. Cioè, insomma, comunque catturerà queste due bianco, ma sono ancora piccole. Non prende tutto il gruppo. Per cui che fa? Questo qui è il problema. Dove gioca nero? Mi ricordo un po' le linee guida, se ci sono gruppi nei guai si gioca da quelle parti, se ci sono delle estensioni per fare territorio, per toglierne all'avversario si fanno quelle, se non c'è più nulla di particolarmente grosso si prova a espandere il proprio molo, il territorio potenziale. Per cui vediamo, gruppi nei guai ce ne sono? No. Beh, devo dire, questo nero non sta proprio benissimo, però non sta neanche male. se Invece la sta può lì con le due cavare in mosse. vari modi, un po' perché c'è questa bianca che è un po' isolata da qua, un po' perché comunque per quanto giocare qui faccia schifo, mette nei guai queste, ma più che altro gli conviene magari poi uscire così. Però il fatto è che bianco non riuscirà a rinforzare questa e questa insieme, no? Quindi avendo due vie d'uscita dovrebbe essere più o meno a posto. Nel senso che non è messo bene, ma necessita di più di una mossa per essere in difficoltà. Esatto, sì. Idem questo gruppo qua. Quelle sono solo due pietre. Sì. Se fosse una sola sarebbe meglio, però comunque cioè, ci si rinuncia più a cuor leggero, però insomma sono solo due. Cioè, se bianco gioca qui comunque ha fatto anche lui una forma del cavolo, perché gli sarebbe piaciuto avere questa qua, magari, invece che lì. Cioè, questa comunque trasforma quest'altra mossa in una mossa brutta. E di conseguenza per proprietà commutativa è brutta anche questa qui. Allora non voglio fare una mossa brutta. Preferisci fare territorio in un altro modo, che le renda plausibili tutte. Oh, poi se sei a fine partita che dici quella mossa è bruttissima, però vinco di un punto, la fai. Cosa da dire. Rimane l'estensione da una. Ok, proviamo a vedere l'estensione. Secondo me una cosa che viene bene è questa. Ok. Questa è una possibilità. Perché questa viene bene? Perché estende
secondo me ha due possibilità. Prima di tutto perché stende da questa posizione, impedisce l'estensione di questa. Potrebbe venire qui. E poi secondo me, una volta giocata questo, e siccome questo gruppo qui ha più di una mossa per essere in difficoltà, questo potrebbe a un certo punto cominciare a costruire un muoio qua. Andare verso il centro. Ma allora, un gruppo che è un po' nei guai difficilmente, secondo me, serve a costruire un muro. Però, diciamo, per il resto concordo abbastanza su questo. La tua idea? Ti attaccheresti a quella per cercare. Di limitare questo, confinare il bianco verso il confine. Allora, supponiamo che bianco giochi il più basso possibile. Allora, adesso però così mi invogli veramente a tagliare. Giusto. E io sarei costretto a mettere qua. Però diciamo, adesso mi viene giocare lì, no? Che ti taglio in due. Perché se tu vieni qua, io vengo lì, È insomma. arrivato fino a queste tre mosse, Poi mentre ne non sono parliamo, in ma non mi sento meglio. Cioè, adesso questo è molto molto più più nei pericolo di guai. prima. Per cui magari appoggiarsi a questa può anche andare Ma bene. potremmo Però tornare se io indietro. vengo indietro, Io vieni devo indietro anche tu. mettermi. Questa potrebbe essere plausibile per rinforzare quello, perché se bianco non fa nulla, poi magari la mossa di nero qui si porta via anche le due pietre, no? Per cui può anche essere una tecnica ragionevole. Per cui se siamo preoccupati di questo gruppo, sì, qualcosa così, oppure così potrebbe anche avere un senso. Onestamente non so tra le due. Diciamo, il problema di questa è che invita Bianco a chiudere bene tutto questo territorio. Troppo aggressiva, No, non non troppo aggressiva, però un po' perde. Perché con questa diventa un po' più difficile andare poi a invadere. Senza questa, il giorno in cui questo gruppo va, non ha più problemi, io posso invadere e ho più possibilità rispetto ad avere due pietre qui. Che sono peggio che una suola, così. Per cui non andrei a provocare bianco, cioè non provocherei la chiusura di quell'angolo, a meno che proprio non sia costretto. Quindi questo mi sembra al momento il miglior suggerimento. Però, per esempio, perché su questo lato e non su questo? Perché comunque sono possibili anche estensioni da queste parti, no? perché l'estensione più grande è da questo lato di qua. Proviamo a contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incroci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Partendo da due pietre in terza linea. Questi invece sono 7 incroci partendo da due scimari che stanno in terza linea e mezzo, diciamo. Per cui non è chiaro che questo sia proprio più grosso di quello, probabilmente lo è, però bisogna anche guardare cosa c'è alle spalle. Nel senso che questo gruppo bianco è più forte di questo. Da questa parte, in questa metà del Goban, c'è un gruppo nero, un po' nei guai, e quello invece non lo è. Da questa parte, questa zona è più grande di quest'altra. Per cui, quando poi il professionista ha giocato qua, invece di qua, sì, beh, io adesso ero un po' avvantaggiato, no? Già sapevo la risposta forse giusta. E comunque nero ha perso anche questa partita, come l'altra. Per cui magari era pure meglio questa, chi potrebbe dire. Comunque, mi sono chiesto perché ha giocato di lì, forse perché questa va a minacciare ulteriormente qua, forse
Forse perché questa zona diventa un po' più grossa rispetto a questa, e forse perché mettendo un'altra pietra qui, se bianco dovesse scatenare un combattimento andando a invadere, io mi ritrovo con due gruppi deboli nella stessa area, mentre bianco ne avrà uno solo. E quindi può darsi che questa sia un po' più prudente. Cioè, prudente, magari costruisce proprio anche di più. Quel che poi è successo è che comunque bianco ha iniziato a salire, nero è salito, bianco gli ha toccato in testa e nero ha provato a venire di qua. E poi si sono scatenati un po' di combattimenti. Che comunque adesso vediamo perché mi porta alla posizione del secondo Tesugi. Come è proseguita? Allora, bianco ha provato a tagliare. Nero non si è preoccupato di queste tre, ma ha provato a tagliare anche lui. Bianco non ci sta. E adesso ne invade, dopo che ha messo in piedi tutto questo muretto qua, va a invadere. Che rispetto ad aver scambiato questo per questo, è un modo più efficace per togliere i punti. Non so, forse spiega anche perché c'è questa mossa, è stata giocata questa mossa, che adesso, esatto, perché adesso queste due sono un attacco contro l'angolo bianco. Mentre se questa nera fosse stata qua, no, beh, questa di suo non è isolata, ma questo è meno sotto attacco, è questa che diventa isolata. Cioè, questa continuazione sarebbe stata molto peggio per nero avendo la pietra qua. Invece, avendo una pietra qui, ha la sua logica, perché c'è un attacco contro quello. Avendola qui, invece, forse c'è l'attacco contro questo. Vabbè, bianco mantiene collegato. Bianco estende fino a qua, non fino a qui, che è troppo vicino, questa è in terza linea, ma una più là del solito. Nero, bianco, molto solido, proprio perché è solido anche nero. Ok, e qui c'è il Tesugi.